Ehi, ciao a tutti, io sono Smail e benvenuti in questo nuovissimo video. Quest'oggi voglio parlarvi di un fatto, sì, non è proprio un fatto perché comunque è più un vero e proprio problema, se vogliamo dirlo, che comunque non è fisico, non è tanto fisico quanto mentale, psicologico. Comunque un fatto, chiamiamolo fatto per adesso, che fin da quando ero bambino mi ha molto influenzato durante la vita. Qual è questo problema di fondo? Sarebbe una sottospecie di sindrome che io inizialmente non avrei mai detto che fosse una sindrome, ma facendo varie ricerche ho scoperto che è una vera e propria sindrome, o comunque una fobia, che sarebbe la cosiddetta sindrome della vescica timida, che come nome ci può stare, anzi, o urofobia. Dunque, in pratica, in cosa consiste? Appunto, come dice il nome stesso, è il fatto di non riuscire ad andare tranquillamente, cioè di non riuscire a fare la pipì nei luoghi pubblici. Credetemi, ci sono passato, cioè in questi anni, soprattutto quando ero più piccolo, per me era una cosa atroce dover andare in bagno, non ci riuscivo proprio. Cioè arrivavo lì e mi bloccavo in qualsiasi posto, soprattutto io, i miei genitori dovete sapere che facendo i cantanti, insomma, suonano, cantano, va bene. In pratica molto spesso facevano serate e io dovevo andare con loro, ovviamente, stare lì fino alle 2-3 di notte. E quindi cioè quando ero ancora 6, 7, quando avevo ancora 6-7 anni, mi facevo questi orari notturni abbastanza wow. E insomma, tra una cosa e l'altra, quando a un certo punto passava il tempo, stando lì, mi scappava ad andare in bagno. Come si poteva fare? Arrivavo lì, cioè, il gabinetto davanti e mi bloccavo sostanzialmente, cioè era più forte di me, stavo per minuti interi cercando di riuscire a fare la pipì, ma senza riuscirci. Non a caso in questo momento mi trovo nel bagno di casa mia, proprio per rimanere in tema, ho voluto scegliere un posto azzeccato per questo video, che ha a che fare con il bagno, appunto. Quindi, insomma, nei luoghi pubblici non c'era niente da fare. Fin da quando ero bambino non so come ho fatto, a volte prima di riuscire a farla passavano dei minuti interi, quindi 10 minuti, 15, a volte dovevo far entrare nel bagno o mia mamma o mio padre o mio fratello per cercare di darmi conforto prima di riuscire a farcela, perché un po' non lo so. Perché, cioè, il fatto è, uno dice, cavolo, sono a casa, la faccio tranquillamente, sono fuori, boom, proprio mi blocco, zero. Non so a chi di voi ci è passato. Quanti di voi hanno avuto una cosa del genere durante la propria vita, ma sicuramente non sono l'unica persona nel mondo che ha questa cosa, aveva. Ora vi ripeto, sono cresciuto col tempo e l'ho superata abbastanza, anche se devo dire la verità, prima che comunque migliorassi in questo senso, è capitato che magari c'erano delle gite scolastiche, non le facevo più di un giorno, cioè era già tanto se andavo a quelle di un giorno, figuriamoci se andavo a quelle di una settimana. Cioè io, a causa di questo problema, non ho mai potuto fare gite più lunghe di un giorno, quindi insomma è un problema brutto che non auguro a nessuno, cioè vi ripeto, è una cosa tutta mentale e psicologica, e finché non la si supera diventa un po' un problema fare un po' tutto nella vita. Io comunque nel tempo sono andato anche fuori casa più volte, mi è capitato di dover andare, ne so, io adesso ve lo dico, sto in Sicilia, ma mi è capitato di dover andare anche al nord, tipo verso Genova, insomma, dintorni, anche per quasi una settimana. Comunque l'ho superata ormai questa fase. Che poi io ho parlato di pipì. Per quanto riguarda l'altro bisogno, come si fa? L'altro bisogno è sicuramente quello un po' più stronzo. Mi è capitato molto spesso nel tempo di avere, a volte, ve lo giuro, soprattutto quando andavo alle scuole medie mi succedeva di più. Se bevevo il latte la mattina, arrivavo a scuola e dove, cioè, mi faceva male la pancia fortissimo e dovevo fare la diarrea. Cioè, proprio, vi giuro. Io infatti ho capito che non dovevo bere latte, perché sennò arrivavo a scuola e per me diventava quasi un suicidio, non c'era niente da fare. Infatti a volte usavo come scusa il fatto di bere il latte per poi non andare a scuola. Però un giorno, con tutto che avevo bevuto il latte, mia mamma mi ha mandato a scuola e è stato orribile. Infatti ho chiamato a casa, cioè mi dicevano no, no, tu devi andare a scuola a fare
stato orribile, perché mi sto orribile. Comunque, ora passando a questa attuale fase della mia vita, sono cresciuto, quindi prima tutti questi problemi che succedevano quando ero più piccolo, ora c'è ancora fino alle superiori, fino al primo, secondo superiore forse. Fate conto che comunque io ogni giorno devo andare a scuola, appunto mi alzavo la mattina, dovevo fare 5-6 ore, anche di più se è il caso, e dovevo trattenerla per poi, una volta arrivata a casa, finalmente far uscire tutto quello che avevo accumulato durante le ore. Questa è stata la mia vita fino a, appunto, a qualche anno fa. Poi, appunto, come ho detto, col tempo, soprattutto ultimamente, sono cresciuto, magari non fisicamente, che fisicamente sono rimasto, cioè non è che cresco, ormai non lo so, io rimango piccolo, diciamo, tra virgolette. E come però, cioè, mentalmente, forse è cambiato qualcosa in me. Infatti, vi dico che fino ad oggi, per esempio, ero a scuola, dovevo andare in bagno e inizialmente ero un po' titubante, ci vado, non ci vado, ci vado, non ci vado. Alla fine, sapete che ho fatto? Professore, posso andare in bagno? Sono andato in bagno, manco 5 secondi, manco 10 secondi che mi sono messo là. Quindi, cioè, wow, a volte riuscire a superare queste paure, diciamo, perché in effetti fobia, paura, siamo lì. Aver avuto questa paura per tutti questi anni è stato brutto, ma poi comunque adesso sono più tranquillo. Se devo andare in un bagno, in un luogo pubblico, a dover fare, cioè, a fare il bisogno, lo faccio tranquillamente. Ed è meglio così veramente, perché boh. Io perché sto facendo questo video? Vi state chiedendo? Sì, ma perché comunque io comunque, come avrete capito, ormai voglio che questo canale voglio utilizzarlo sia come sorta di diario personale dove racconto cose che mi succedono nella vita, roba del genere, ma voglio usarlo anche per essere d'aiuto a qualcuno in qualche modo. Quindi se chi sta guardando questo video in questo momento ha avuto durante la propria vita o ha tuttora un problema del genere, cioè del dover andare in bagno in un luogo pubblico, ma senza molti successi, insomma, alla fine, come cercavo di dire, è una cosa tutta mentale e psicologica. Io questa cosa l'ho capita col tempo, crescendo. Forse ancora non ero cresciuto molto mentalmente fino ancora 2-3 anni fa, ma appunto sono cambiato, si cambia alla fine. Io ero il primo che, per esempio, appunto, anche per quanto riguarda, per dire, le lenti a contatto, ero contrario, io mi dicevo sempre non le metterò mai, non le metterò mai, perché appunto mentalmente dicevo no, io già sono una persona sensibile, se al pensiero di dover mettere e togliere queste lenti dagli occhi, non ce la farò mai, ma alla fine ce l'ho fatta. Cioè, ci sono tante piccole cose che uno pensa non ce la farò mai, ma alla fine non è così. Quindi non bisogna mai arrendersi nella vita, alla fine bisogna provare un po' tutto nella vita. Se non si fa, se non si prova, se non si prova comunque, non si potrà mai sapere alla fine se andrà bene, se andrà male. Quindi, insomma, ora io penso di non avere molto altro da dire. Spero che questo video sia stato appunto utile a qualcuno. Se comunque, non so, avete qualche domanda, o vorreste che portassi qualche argomento particolare, mi scrivete chiaramente l'argomento, perché se no non è che potete dirmi porta questo argomento, senza dire neanche quale argomento, tipo sì, sicuro che vi porto un argomento senza un titolo o un nome, cioè, che vuol dire? Allora, ragazzuoli, niente, io termino qui questo video, e niente, mi raccomando, vi aspetto numerosi, se per qualsiasi cosa io ci sono. Quindi niente, dai, da me è tutto, ciao a tutti e alla prossima!